Amici in Pad per 2, benvenuti a un nuovissimo video. Oggi cosa portiamo? Oggi andiamo a conoscere Green Mace, una mascotte misteriosa di McDonald's, uno dei migliori amici di Ronald, di cui poco tempo fa si sono visti dei video su TikTok in relazione al suo compleanno e a uno shake misterioso che hanno rilasciato e che praticamente la gente se lo beveva si ribaltava per terra e si muoveva, cioè tipo così, tutti strani. Ciao. Da noi non è arrivato, non abbiamo potuto provare lo shake, ma possiamo provare un gioco che è uscito appunto e che ha già portato il nostro caro Doku e che quindi ora andiamo a vedere anche noi perché sembra molto carino. Perché è viola? Il c***o ne so, fatto così. Allora, The Grimace Shake. Grimace Shake. Non lo so neanche dire, Grimace Shake. C'è un cuore che batte. Perché c'è un cuore? Non... Vabbè, ok, non play. Sappiamo perché ci sia un cuore che batta, però oggettivamente non possiamo fare altro che fare play e vedere cosa ci aspetta. Arriva lo shake. Lo shake? Ma è strano. Ma che cos'è? Perché balla? Allora, ci stanno chiamando? McDonald's, ok. Accetta? Hello. Hi, this is your McDonald's. Sono il tuo delivery di McDonald's e arriverò tra poco. Ok, che lo chiama, va bene. Noi non ci chiama il driver di McDonald's. No, perché non c'è McDonald's nel niente, quindi non ce lo portano. McDonald's ci odia. Allora, appartamento messo piuttosto male, divano pezzato, diciamo così. Perché? Hanno suonato al campanello e c'è una mappa della metro. Ok, allora. Hanno suonato? Hanno suonato al campanello adesso. Io non ho sentito, ma esploro. È arrivata la nostra consegna di McDonald's. È importante ritirare la nostra consegna di McDonald's. Scusa, ma questa sarebbe la cena? Questa è la cena. C'è uno shake Grimace con 6 nuggets. Cioè, basta? Ragazzi, vabbè. Non mangiamo in camera da letto, se no si sporca. Io non faccio Andiamo commenti. A mangiare sul divano che è già sporco. Che schifo! Perché? Quindi beve il suo shake. Però, in base a quello che succede in giro, non lo berrei così. No, infatti. Easy. E poi i McNuggets si raffreddano, zio. Celebrate Grimace's birthday. Va bene? Si è sentita tipo una sorta di. No, sembra che piova. Oh! Batte al vetro! Che cos'è batte? Stava battendo contro il vetro, Grimace. Ciao. Oh, ok. Sta bussando anche alla porta. No, devi adesso. Mangiare nuggets. Non penso si possa. Mangia nuggets. Niente nuggets. Maledizione! Sono grosse come un... Ah sì, un piattino praticamente. In America sono tutte... Chi è? Più. Io Nessuno, non... a posto. Paolo! No! Il coltello! No! No! Ma il papagai! No! No! Ci ha stannati. Paolo, perché? Ci ha mangiati? Che schifo! Siamo all'interno! Siamo dentro Paolo! Perché? Ma ci sei tu! Con Neo! Con la cacca! C'è anche il Neo! C'è anche il Neo di bellezza! No, no, no! Siamo affogati in Paolo! Allora, allora c'è una balena, perché è grossa come un... Cioè, ma quel culo è un... Vabbè, comunque Ma non doveva essere questa roba qua? Non lo so, è strana. Là ci sono degli occhi grossi come le chiappe. Allora, cioè, parliamone. È incredibile, cioè... Scendiamo giù dai tubi di Paolo. Oh, Paolo! E cos'è? E poi c'è un'arma. Ma cos'è? Fa lo stesso rumore del culo che abbiamo trovato prima. Il bazzuccone scoreggione. Vai, allora. Vabbè. Che ci permette di propulsionarci anche. La Madonna, è un verbo che roba? Non esiste, ma per l'occasione lo inventiamo. Allora, quando abbiamo parlato di Doku, noi abbiamo visto solo l'intro del video di Doku. Esatto. Proprio lui che parla e basta. Poi non abbiamo voluto vedere il gioco perché abbiamo detto io mi vediamo cosa ci aspetta, lo scopriamo. Ma aspettavo altro, insomma. Vabbè, però... andiamo avanti. Entra nel tubo, torna indietro. Entriamo, che cosa devi tubo. Fare? C'è un pollo enorme. Ci siamo persi. Oh. Devi liberare tutte le anime dalle prigioni di Grimace e distruggere il suo cuore, scappare! Mentre ti danno la caccia ai piccoli di Grimace. Ma hopla! Questa è la musica che prima stava ballando nel hopla! No. Guarda che acrobata! Dai, oh, attenzione! Liberi. I Paoli! Paolini! I Paolini! Che arrivano dai tubi. Ma perché? Ragazzi, io queste cose non capisco. Non lo so, anche perché non conosco nessun Paolo, oltretutto. Boh.
Cioè, a parte il libro ufficiale. Liberati. Dai, dai, ragazzi, dai, dai, dai. Un tempo limite. Girati. Ah, lo sapevo. Attenzione, 1, 2, 3, 4, 5. Via. Roxas. Andare, andare. Roxas. Non c'è tempo. Sei troppo bravo. Ci stanno, cioè, ci stanno implorando di essere liberati. Roxas potrebbe essere la tua strada. Comunque, ho trovato finalmente un gioco in cui potrei fare il pro player. Anche bravo. Ma c'hanno anche il sangue. C'è una scatola. Sulla scatola. No. Sulla TV. No. No, non osare. Non osare troppo. Non osare. No, Roxas. Ok. Vai, vai, libera lì. Perché Paolini. Attenzione. Vogliono. Eccoli, guarda. Ok. Poi sono così felici con le loro luci. Volano felici. Che stupidi. Attenzione. Uno, due. Dai, 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 dai. Ma cosa succede? 4 di 6. 4 di 6. Prendi il codino. Adesso... Dov'è che. Ah, dove sono le altre gabbie? Lì, di fianco. Arrivano noi, da okay. Là. Dal po. No, escono dal tubo. No, ma c'è qualcuno che ci sta picchiando? No. Oh, ah, no, abbiamo... no, no. Non ti buggare. Mentre ti bughi ammazzo. Siamo tornati, ma siamo. La polizia? La polizia? Ma è esploso Grimace? Ma perché? Perché? Ma quell'arma esiste? Inizialmente sei stato considerato il sospetto principale dell'indagine in merito alla morte di Grimace. Alla morte? Quando hai informato la polizia che Grimace aveva cercato di ucciderti e che tu hai... cercato di sopravvivere praticamente. Sì, sei riuscito a sopravvivere, ma per poco non ti hanno creduto. Dovuto... pensavano non che fosse un tuo... È finito. Il tuo... Non ti hanno creduto per il tuo danno cerebrale. Basta. Ma è finito? Ma voi esatto? Ma quanto dove? Siamo? 7 minuti e 30. Boh. Non ci sono gli extra né niente. Ci sarà la loro. Siamo stannati, ragazzi. Non svedo. Fai play un'altra volta. C'è un play un'altra volta. Cioè, è carino, è divertente, per carità. Ma veramente corto. Qua niente. Non si apre il frigo. Quindi ecco perché stiamo ordinando la McDonald's. Non rispondergli. Puoi vedere se c'è un finale alternativo. Ehi. C'è un finale alternativo, ti suona ancora, ti dice, oh, testa di mica, mi apri. Magari. Quello è lavoro, non è che sta lì a portarti le cose perché sei bello. Ho capito, ma stai calmo. Rispetto per il lavoro di non aprirgli. Vabbè, allora stiamo qua, vai, ci guardiamo la TV. Poi, guardami in TV. Pisciamo ancora un po' sul divano. Vai di Black Mirror. Ok. Dobbiamo, apriamo. Va bene. Chi è? Grazie. Grazie per misterioso volerci. Che non vuole essere pagato. No, l'avevo pagato dall'app sicuramente. Si è aperta questa porta? È uno specchio. Cioè, si è chiusa la porta, io l'ho vista nello specchio. Ma abbiamo un'ombra? Non abbiamo un'identità? Non siamo credo, nessuno? Perché ancora... No, noi siamo una telecamera. Siamo dei vampiri telecamera? Vedi? Siamo dei vampiri. Siamo un portavivande praticamente. Cosa vuoi fare nella vita? Il porta cose di McDonald's. Lui entra e a caso ci mangia. Perché? Non lo sappiamo. E se lo so, però se lo sa... C'è una lore, c'è un motivo per cui Grimace si mangi. Ciao Grimace. Ciao, noi sappiamo che tu non dove vai? Dai! Dai, fammi fuori subito. Dai, bro. Lo sappiamo. Ah, così, va bene. Ma pensavo... Perché è successo in doppia mandata? Ma soprattutto c'è una domanda importantissima sulla lore. Di chi è quello? È libera tutte le anime dei e parte la musica dance. Poi perché noi siamo rimasti corporei e questi sono diventati delle anime? Ma magari siamo così. No, sarebbero stupidi. Scusa. Ci saremmo fatti catturare. Ma è il nostro frigo. È il nostro. Si è mangiato, vedi? Tutta la nostra casa. Sto infame. Non è lui. Sto infame. Ma stai bene? Qual è il tuo problema? Sono Grimace. Apri. Ok. Olà. Adesso come la metti? Cosa stai facendo? Sto sparando. È esploso. Ok. Boom, almeno possiamo finire di leggere la fine di quello che ci aspettava qui. Quando ti hanno informato avevi severi danni cerebrali, come risultato sei stato mandato a una struttura di igiene mentale. Quindi sei stato mandato guarda, in cura. Con Grimace che balla. Sta ballando un botto. Com'è contento Grimace? E dice, sai cosa, la tua vita non c'è più. Io sono esploso, ma tu sei pazzo, bro. Ragazzi, non so cosa possiamo aggiungere a questa esperienza strana. Boh, vabbè, comunque, iscrivetevi se vi è piaciuto questo video, condividetelo, mettete like e noi ci vediamo a un prossimo video. Non ordinate da McDonald's il Grimace. Non lo fanno più, è finito il compleanno di Grimace.